come ho detto io, dove ho detto io, senza muovere gli oggetti da dentro. Tanta è tale la passione di queste persone per le opere d'arte. Non tenevano figli, con la loro generazione muoiono, finiscono il Correale, e quindi quello che ci rimane della loro eredità è questo giovedì gratis per tutti i cittadini sorrellini e queste meravigliose opere d'arte che fanno invidia ai musei internazionali. Si parla di musei, si parla di polvere, no, noi sono allergici, ci possono dire musei. Il museo è una entità quanto mai viva. A destra c'ho un giovane studente che è qui come tirocinio e stage universitario, quindi si prepara all'arte, prende confidenza sia con il pubblico che con le opere d'arte, e a sinistra invece abbiamo il grande laboratorio attrezzato e lasciato open air, vale a dire che potete vedere che cosa fa. È una signora che lavora quasi con gli stessi apparecchi come se fosse un chirurgo. Buongiorno, ciao. Siamo di nuovo qua. Rispetto delle distanze tra A che cosa stai lavorando? Ah, sto pulendo dei punti dell'Ottocento. Da come lo sto guardando, sembra il golfo del Pocuriello, è vero? No, questo è il vallone dei mulini. Aspetta, che sto proprio sotto sopra. Buongiorno, ciao. Bellissimo. Dottoressa, buongiorno. Non vi distraete, io mi permetto di presentarvi. Sì. Abbiamo alle nostre spalle, avvicinatevi nel rispetto delle distanze, questa bellissima signora che ormai siede su quella sedia del Museo Correale quasi da 10 anni. Considerate che il marito è uno di quelli che nelle mani c'ha il vento, perché è appassionato di vele e viaggia in barca a vela. Di questi tempi, quando Alessandra non era impegnata, era una giovane studente, loro ci avevano la prua per la Grecia o per le Eolie. Mentre invece mo l'estate la facciamo qua, perché fortunatamente la stagione dei restauri, a cui quella Artemisia Gentileschi nel 1999, prima con la FIDAPA e poi con altri enti che hanno collaborato, le amiche del museo e i fondi stessi del museo, che non sono ingenti, che però con un aiuto si riesce ad andare avanti, si riesce a manutenzionare tutte le opere. E che cosa sta facendo? Venitela a vedere da vicino. Alessandra, ci puoi raccontare senza distrarti? No, diciamo che questi sono dei restauri abbastanza ordinari, di manutenzione ordinaria, nel senso che sono delle puliture semplici, sono dei dipinti dell'Ottocento, quindi sono anche ben conservati. Tutto sommato, che avevano soprattutto problemi di alterazione della vernice che si era ingiallita e quindi aveva un po' alterato il tono, la cromia del quadro. Questo è un paesaggio sorrentino a cui sta... Questo è il Vallone dei Mulini di Sorrento. Il Vallone dei Mulini di Sorrento. Che è attribuito a Duclair, anche se non è firmato, però è attribuito a Duclair, che è un pittore che ha lavorato tanto a Sorrento, quindi che era tra l'altro stesso ospite, no? Dei Correale. Era amico dei Correale, quindi veniva spesso a Sorrento. E quindi insomma questo quadro in particolare aveva un po' di problemi di sollevamento del colore, anche se poi avvicinatevi, abbiamo verificato che era più un problema di sollevamento delle vecchie struccature. Tutti i quadri del museo hanno già subito dei restauri, per lo più insomma forse negli anni, quando Angela, che Angela lo sa meglio di me, anni 50, anni... Dimmi. Non avevate una collaboratrice? In tempi di Covid l'avete messa in disoccupazione? No, queste sono cose piccine, quindi si lavora... Eccola, me la presento con grande piacere. Angela? Pepe. Angela? Nostra concittadina, la figliola della signora Mina, è una collaboratrice, è un apprendista, quelli che una volta erano i ragazzi di bottega. I suoi studi universitari presso l'Accademia di Napoli li deve comunque supportare. E intanto, dottoressa Cacace, vogliamo spiegare, perché che sa, signora va a casa, più guarda e si mette
Diciamo che ci sono dei liquidi particolari, Sì. ci sono delle cose, non bisognate né di acquistarli né di maneggiarli, perché rovinereste il vostro quadro. Tutto più, eventualmente glielo facciamo vedere alla dottoressa Cacà, che è sempre disponibile, perché qua arriva la signora con il cartoccio sotto il braccio e glielo fa vedere, e gli chiede, ma questo no, è tutto cose che sei una carta stampa, oppure no, questo potrebbe essere, però... Don Alessandro, succede anche di questo nel museo. Chiese se poteva offrire a questo museo la sua collezione di ventagli. La donna Rubinia dice, e la dobbiamo vedere. Intanto la signora aveva due imbasciate. Una che era questa collezione di circa 100 pezzi di ventagli e nell'altra aveva una sentenza di morte perché i medici gli avevano dato pochi anni di vita. Lei con un suo amministratore di beni girava per l'Europa per vedere dove mettere i ventagli. La donna Rubinia, per quello che mi ricordo e quello che ho sentito, gli disse, ma come, lei sa che a Greenwich, vicino a Londra, hanno sentito spacco di loggia, spacco di c'è stato un grande museo solo ed esclusivamente dedicato, sì, dice Tarnio. La signora si chiamava Maria di nome e Grazia di cognome. Maria Grazia. Sì, io ci sono stata, però là è Nauè. Perché i ventagli sono talmente tanti che stanno in vetrine 6 mesi, poi girano con quelli che stanno in deposito, 6 mesi uno, 6 mesi un'altra, levano uno, l'altro un'altra. Certo, là è una bolgia enorme, a me mi serve una cosa con un marchista piccolo, a misura d'uomo, una giacchetta più a sandatella. Fu vista questa collezione che stava a Roma, la portarono qua. Praticamente studiavano come sistemare la bacheca, questi mobili fatti per renderli coordinati con il resto della rete. Avemmo un rete, quindi non ha avuto il piacere di vedere la sua collezione esposta. Ma... Quanto siete pronti che avete finito di fare le fotografie? Vi racconto la storia di questo posto.